è Starbucks, non si viene qui, eh? Guardate ragazzi, c'è il sole, sono così. Niente, normali sono così. Ditemi che notate la differenza. Guardate. E levati sto zaino. Ragazzi, guardate l'olio alle carote, non so se rende. No, non rende, sembra più chiaro. Come mai? Bellissima. E che c'è, che costo l'hai fatta? Ove, è buono un po'. Questa che senza sì, penne. Sì. Vedi che c'è la curva? Qua che alzano la cerimonia. Lo costruiamo così. Sai che ti hanno messo le palle gialle e rosse? È troppo bello, complimenti a concerto. Applaudi, un po' di lì. Questi del giovedì, questo vestitino nero molto molto carino a mio avviso, poi questa maglietta bianca e questa camicia a quadri molto carina. Questo è il mio make up, ora faccio vedere anche alla luce naturale.
Io mi mangio. Capolanca, Un selfie qua vecchio. Sì, un selfie con la donna. Sì, sì, girati. No. Dai, magari. Seguiamo, se non lo perdo. The consequences. Se lo sentivo. Buonasera, bentornato, bentornato. Accomodati, prego. Sì, sì, dove vuoi. Facciamo due chiacchiere. Come stai? Buonasera. Bene. Bene. Ma qui chi? E qua c'è un amico immaginario, direi, okay. Questa sera. Direi tutti coloro che vorrebbero stare qui in questo momento, che sono. Allora, divento qua. Va bene, perfetto. Allora, innanzitutto grazie di essere tornato a Magna Grecia. Grazie a voi per avermi invitato. Sono passati un po' di anni, dal 2017. L'ultima volta, sì. Qui. La prima volta sono passati la prima edizione. Esatto, quindi direi 20. Sì, esatto. Diciamo, e allora ti chiedo subito, secondo te, no, facciamo dagli ultimi sei però, perché sennò poi diventa troppo. No, 2017. Dal 2017 ad oggi, qual è la cosa che nella tua carriera, secondo te, ti ha arricchito di più? Non riesce, Mohamed, come non lo vedi? Che domanda. Ma no, sicuramente questo lavoro di produttore che ho cominciato dal 2012, quindi ormai più di 10 anni, che mi ha dato l'opportunità di guardare il cinema da un altro punto di vista, e cioè dal, dietro le quinte, dalla parte organizzativa, e quindi paradossalmente, mentre all'inizio pensavo che questo potesse essere un problema, nel senso che ovviamente così in teoria sono due mestieri così opposti, no? Cioè quello di stare davanti alla macchina da presa, proprio essere il fulcro della scena, l'attore, a essere produttore, quindi stare dietro, occuparsi dei contratti, delle location, parlare con il regista, di trovare i soldi, i finanziamenti. In realtà mi sono accorto che questa distrazione che mi sono autocreato è un impegno molto faticoso, mi ha fatto anche migliorare come attore, perché chiaramente arrivo in una location e so che quella location è stata cercata, trovata, contrattualizzata. Chi fa cinema e la gente che si occupa di cinema ha sempre, diciamolo, gli occhi del successo. No, ce l'hai, ce l'avete? Forse sì, la troverai. Vabbè. Beh, Riccardo, oltre ad essere un grandissimo amico. Io lo voglio ringraziare perché non sta andando da nessuna parte ed è venuto qui. Sì, sono un po' in una fase di... Grazie. Non ho voglia, molta voglia di parlare. Però stasera mi sono. Ma qui dai, qui si può. Qui siamo tra amici. E allora proprio perché siamo tra amici. No, vai Giovito, ci mancherebbe. Cosa dobbiamo fare? E lo lasciamo andare via così. No. Perché io adesso da produttore, sì, vorrei che tu girassi un film in Calabria. Va bene. Anche da attore.
produttore, ci sta la Calabria Film Commission che sta lavorando affinché tu possa venire qui a girare il tuo prossimo film. Invitiamo il presidente, no? Presidente. Sì, che vuole dare una Calabria disegnata dal nostro orafo Spadafora. Anton Giulio Grande è il presidente della Calabria Film Commission per consegnare il premio Calabria Film Commission. Siamo in piedi. Siccome Anton Giulio vuole una foto da solo con Riccardo, vai a fare la foto da solo. Allora, prima Anton Giulio volevi dire due parole, immagino, ti do il mio microfono. Okay. Un grandissimo buonasera, è un grandissimo piacere offrire questo premio, il terzo che abbiamo da quando è stato creato, anche io sono un plafono. Ieri per suo Sesselando, una più giorni fa per Matteo Garrone, quindi chiudiamo questo tris con tre nomi importantissimi, diversissimi tra loro, ma che hanno dato un contributo, tu sei ancora molto giovane, alla storia del cinema italiano e internazionale. Sono un attore eclettico, poliedrico, passi da ruoli brillanti, drammatici, colti, selvaggi, riuscendo sempre alle grandi tutto ciò che ti ci mette a fare. Siamo orgogliosi di averti qui, finisce. Grazie. Allora facciamo un passo avanti, Riccardo, così possiamo fare una foto, facciamola insieme, prima da solo, un attimo da solo, poi la facciamo con il presidente della Calabria Film Commission e poi con Gian Vito. Lui ci rimane accanto. Peppe, chiamerei anche l'orafo che ha realizzato questa. L'orafo Spadafora che ha realizzato questo premio Calabria Film Commission. Personaggio dello spietato, l'avete visto lo spietato del film? C'era Spadafora. Ma non è lui. A meno che. Ecco appunto. No, è ancora qui con noi. Ok, facciamo la foto tutti insieme. E Ale. Grazie ragazzi. Grazie a Riccardo Scamarcio, alla Magna Grecia Film Festival. Non tornare tra... Ah certo, adesso la facciamo.